Accendi pure la luce. C'è, grazie. Ci sono 5 postazioni dove gli studenti, potrete chiedere agli studenti insomma degli approfondimenti e potete interrogarli su vari aspetti che riguardano questi eventi. Comunque già qui ora prendiamo qualche minuto, se qualcuno di voi ha qualche perplessità, se vogliamo discutere anche prima di andare dall'altra parte, insomma, domande, interrogativi che vi ha suscitato la visione del filmato. Questo è un filmato appunto dovuto all'azione di ricerca che hanno fatto i familiari delle vittime, i quali non hanno mai accettato la versione ufficiale del governo americano, risultato appunto della commissione organizzativa che si è insediata subito dopo l'11 settembre. Se avete qualche domanda, qualche... Cosa sospettano? Beh, più che sospettano, non accettano quello che afferma l'indagine governativa, perché appunto avete visto che la struttura portante è in acciaio, ci sono 47 piloni di acciaio, un metro per un metro per un metro, alti 400 metri, che formano la struttura portante di questo enorme edificio. Cos'è successo? È successo che due aerei di linea, come avete visto, come sapete, hanno impattato queste due torri. Ma attenzione, l'incendio è durato 20 minuti, si è spento. È un incendio da cherosene, che è la benzina, diciamo, degli aerei, che arriva a una certa temperatura, ma certo la temperatura invece di induzione dell'acciaio è 1600 gradi. Cherosene, se lo fai bruciare con tutto l'ossigeno che vuole, arriva a 900 gradi. Rimane il fatto però che l'incendio si è spento e che non riguarda nemmeno tutta la torre, ma solo pochi piani, 6-7 piani. Cosa significa? Significa che sopra e sotto l'incendio l'acciaio dovrebbe essere freddo, praticamente freddo, un po' si propaga il calore, ma è rimasto freddo, sì, l'acciaio è rimasto freddo. Allora, cosa accade? Accade però che l'intera struttura collassa. Buonasera. Ora mi dispiace perché era bello se potevate vedere il film documentario e dopo, perché ora siamo in questo momento, perché abbiamo visto il documentario e siamo in questo. Allora, c'è questo incendio, come avete visto, su questi 6 piani, l'acciaio è freddo praticamente, perché l'incendio si è estinto anche lì dove c'è stato l'urto, eppure l'ultimissimo piano, immaginate, quello più in cima, arriva in terra, al suolo, in 10 secondi. Che sia caduto in 10 secondi cosa significa? Significa che è come se l'ultimo piano fosse cascato nel vuoto. Tempi di caduta libera. Infatti i ragazzi di là vi faranno vedere come si ricava la legge di caduta libera, che è dovuta a Galileo, quello l'esperienza intitolata Galileo non sarebbe stato una cosa. C'è un altro fatto, avete visto che noi ricordiamo tutti, la maggior parte delle persone ricordano che le torri crollate non sono tre, come avete visto, ma sono due. La terza torre infatti è stata molto problematica, perché la terza torre è crollata anche se non c'è andata contro nessun aereo, ed è crollata con la stessa dinamica, in perfetta verticale,
in seguito agli incendi. Ma tutti gli ingegneri sono d'accordo ad affermare, e ci sono tantissime esperienze nel mondo, che strutture di questo tipo il fuoco non le può far collassare. D'altronde ciascuno sa che le pentole d'acciaio sui fornelli possono stare tutto il tempo che volete, ma l'acciaio non fonde, perché la temperatura di fusione è molto più alta della temperatura di fiamma che si riesce a raggiungere. Mia madre fece questa osservazione a suo tempo e disse, ma tuo padre, perché sono nato in Australia, lavorava in edifici come quelli e lui lavorava con l'acciaio e tutti sapevano che l'acciaio su queste strutture, cioè che l'acciaio è resistente agli incendi. Avete visto nel filmato Madrid, quella torre è stata colpita da un incendio su tutti i piani per 48 ore, su tutti i piani per 48 ore, tutto ciò che era combustibile ha bruciato, ha vaporizzato, e però la struttura portante in acciaio è rimasta perfettamente stabile in piedi. Qui invece accade che un incendio limitato di pochi minuti a pochi piani fa collassare una torre in cui ci sono 47 piloni di acciaio che sono rimasti completamente freddi. E come li fa collassare? In tempi di caduta libera. L'ultimo piano arriva in terra come se fosse cascato nel vuoto. C'è una caduta senza resistenza. I familiari delle vittime non ci stanno. Dicono no, non è vero che sono caduti gli aerei, cioè che sono cadute le torri, che sono collassate per l'impatto con gli aerei. C'è qualcosa d'altro.